giornata di quartiere finale. Però come se non bastasse, ma non riesco pure che stiamo aspettando una settimana perché le squadre pazze. Quindi intanto faremo il sì. Vabbè, almeno un po' di cose a livello sciallo, che è, poi lo riconosciamo partire. Solo il primo 24 luglio. Non è tardissimo, ma potremmo. La gente va per sapere. Sì, lo so, no? Beh, ma c'è qui, si è fatto 8 tornei di fila, anche se sta che se scalda e si fa qualcos'altro, vedo un po' chi siete, cerchiamo di capire. Qualcuno verrà al Sevilla che è la squadra mia, formiamo un'altra squadra. E chi è questo che dovrebbe andare a fare? Daniel! Sarebbe sgamato, la gente sta a giocare. Ma alcuni non. Capito, alcuni piacerebbe. Da aggiungere in vista l'ultima parentesi, dal sesto a posto. Dal sesto, quando si mette la posta, quando si mette la posta, è in abito calcistico. Quando metti due a posto vuol dire secondi. Quindi li scrivi in vista la parentesi quadra, dietro? No, quella è solo. Ah, porca puttana. No, lasciamo, sto cazzo della memorizzata. Catrata di insetti. Già quello renderebbe tutto più solido. Spero pure che c'è la variante di certo. Andiamo con conto, se ci sono 6-7 elementi più altri 4 di vista come al solito si può fare una squadra autonoma, se no bisogna pensare a dividere altro. Se 4 sicuri, ne vedremo uno e due ci avrebbero quanto di più. Io non potevo, ho giocato 3 volte con questi. Mi sono già fatto la doccia, ma che ti ha giocato in porta? Ha giocato a calcio 11, ma guarda che ha parato. Guarda che paglia che via, io. Papera di quelle che la danti. Oggi non sai, oggi ho perso ogni dignità. La partita stava a scagliare col padre, tanto c'è stata un'emergenza. Però almeno avevamo chiuso bene, abbiamo fatto 3 gol di seguito. Io mi sono girato, ho fatto dai, almeno la chiudiamo con dignità. Ah, almeno 20 secondi. Un fischio da dietro, mi giro col. Sono rimasto immobile così per 5 minuti. Quando aperte una palla diretta. Che coglione. Mi stavo a scrivere sempre il solito coso qua. Sì? Ah, stai a fare effetto, è vero. Dai, tre che sto qui da. È vero, quello stai là. Oh! Teoria Frappa sarebbe, cioè la seconda che fa, quindi credo ci aspetti di pagare. È lui, visto che lui ha giocato meno, però magari mentre la squadra giochi io vado a se in realtà io credo che sarebbe giusto che magari potessi tirare un pochino meno, perché magari gli ricordo nel corso che se non aveva preso la squadra non avrei dovuto tirare, ti ricordo di me. Tira Timo. Non è la colpa io. Che è in condizione di pagare anche le cose, non lo è veramente, mette mezza quota lì, gliela metto in testa. Anche che dai meno va bene. Gioca! Figlio però che può dar meno, voglio mettere un po' di falso meno. Coperto interamente, non te posso levare due. Portiere però non c'era, ha un minuto all'inizio e vabbè vai che vai. Ha già giocato la partita prima, lui ha giocato. Ah, scusami, questa, quello che sta facendo. Angolo. No, no, lui ha giocato. Ah, questa adesso è stata schietta. Ha giocato pure col spada misto lì. Vabbè, se fanno 3 settimane di triangolari. Il resto lo completo io. E schietta se potete vai. Coprirla. No. Ed è 7. Sapevo che volevi giocare, non te lo chiamavo. Già sta messo male, già sta con minimo. Ma perché ho qua? Anche se in realtà purtroppo non è molto regolare quando ha fatto partite, però non c'è un giocatore solo. Però già giocato. Eccolo. Andiamo, vado su referto. Sì, sì.
allegramente, allegramente. Non scrivo un caso. Mi pesa proprio il culo. Non ho arrivato, padre. No, tranquillo, sto a 5 minuti e 40. Tipo nel senso, segui sempre l'azione. Sì, sì. Ancora? Ancora, bravo. Attenzione, se ne va l'attaccante, incredibile, Marco Cetti neutralizza il tiro, attenzione, palla su, troppo. Attenzione, palla per Ferrone, Schettini risponde col piede, ancora Ferrone, Ferrone può girarsi, ancora Schettini col piede, lo stesso della Parma, gol destro, attenzione, Camposalcone sul destro, la conclusione, il gol del Merola, c'era sul sinistro, Zappi evita la linea laterale avversaria. Zappi ancora ne supera due, supera anche il terzo. Zappi va andare in porta. Zappi esterno da rete. Ognuno, attenzione ai cambi di gioco, fantastico. Stato troppo attaccato. Questo come ha capito sta lì. Come prima adesso. Aleti. Tiro per il barrio. Battocetti ci mettono contropiede, Camposarcone, è tornata la difesa del barrio, Zappi si appoggia sulla fascia sinistra a Simone Gregorini, Puma guarda dietro, coglie Merola sulla fascia opposta, Merola può pensare alla conclusione, la prova, Merola, respinta di Schettini che poi la blocca in due tempi. C'è ancora un tentativo da parte del barrio, l'attaccante del barrio si impossessa del pallone al limite del rigore, poi se la allunga troppo e Merola riesce ad avversari, Valerio Schettini, verso i compagni di squadra, ancora Merola. C'è Merola, sempre pronto in difesa. Palla ancora in avanti per Meo Grossi, trova il compagno di squadra sulla destra. Cone sulla destra. Riceve Merola sulla sinistra, ancora Zappi, un'altra volta verso Camposarcone. Ripartirà ancora una volta Zappi, attenzione, è smarcato Camposarcone, Camposarcone col destro sotto le gambe di Valerio Schettini. C'è il 2-0. Top, perfetto, palla per Simone Umbro. Panchina barrio. Chi c'è sta in panchina del barrio? Destro, poi col sinistro. Merola. Attenzione. Umbro. Vai. Se n'è andato Umbro su Merola che ha commesso fallo al limite dell'area di rigore. È il primo fallo commesso dallo Spinaceto. C'è una punizione da buonissima posizione. Si incaricherà della battuta proprio Simone Umbro, capitano e bandiera di questa squadra, anche adesso che ha abbandonato il team Damiano Bussone. Umbro. Umbro col destro! Gol! Grandissima rete di Umbro, accorcia le distanze 2-1 Spinaceto. Ho 7 comunque il barrio, ma Cerro sta giocando.
Umbro, attenzione, sì, Umbro. Ma ha detto capo, c'è di metterlo che arriva dal sesto minuto. Ok. Questo è tuo, ago. Sì. Noira è quello lì. Ma se ti volevo dire, sta nel computer. Cioè, perché a me è quello sì, nel senso. Riesce quasi a servire me Grossi. Ero la sua volta a cercare Campo Sarcone, c'è a me Grossi. Va dai Calassetti, Calassetti sponda. Per Cerro però a servire Umbro. Umbro, conclusione col destro, palla sul fondo, Bartocciazzi. Serve corto Merola. Attualmente in vantaggio 2-1 lo Spinaceto, Merola, salta Umbro. Poi perde il possesso del pallone proprio su Umbro e con un tocco riesce a far capitombolare il pallone verso il capitano Simone Gregorini. Merola ce l'ha sul destro, può pensare alla conclusione. Merola la tenta e il pallone che entra in rete alle spalle di Valerio Schettini. Gol quindi di Merola col destro da fuori aria. Fine primo tempo. Sicuro è il treno, però un po' così sta esagerando. No, non si vede, non sta la tocca di ballare. Ecco che la passano. Passa a portiere. Campo Sarcone nulla, aggancia per pochissimo. È rimessa laterale, ragazzi, per i bianchi, che provano ad andare sulla fascia, si prova a guardare i suoi compagni e la passa. Vai, va a servire Cerro, zona difensiva, va da Aceti, c'è Umbro davanti, preferisce andare al compagno Loira, non in posizione positiva. Lo pensa ad attaccare la porta di Bartocciazzi, palla per Zappi, cambio di gioco per il Puma, di nuovo palla per Zappi, fa girare il pallone adesso lo Spinaceto in vantaggio di due reti, grazie al gol di Ferrone. Attenzione Loira col destro, fondo di niente, sul fondo e basta. Merola sul fondo del campo, sì, vabbè, era brutto. Il Puma, Simone Gregorini ancora con la palla tra i piedi, Loira a marcarlo, palla per Zappi, Merola, riprendiamo tutto fino alla fine. Zappi controlla col destro, Zappi fa tutto col destro, va da Merola, Merola scodella in mezzo, Campo Sarcone, troppo alto, non riesce a schiacciarla. Simone Umbro riesce a sgomellare per Galassetti, addomestica perfettamente come dice il mio collega il pallone, Galassetti. Simone Gregorini. E la partita finisce. Finisce qui l'ultima partita di regular season di queste 70 league. Regala spettacolo, anche l'ultimo match 7-5 in favore dello Spinaceto, con grandi protagonisti e anche i giocatori del barrio, anche senza il loro giocatore, il suo giocatore di riferimento Damiano Bussone. Vediamo adesso. Vediamo lo scambio di opinioni a fine match in questa appunto ultima giornata di regular season. Attenderemo adesso il tabellone per le fasi finali dei playoff per vedere chi potrà partecipare alle fasi finali di questa competizione che durerà presso a poco metà luglio circa. Quindi Spinaceto 7-5 sul Barrio in questa ultima giornata di qualificazione. Poi ringraziamo anche l'arbitro che ha fischiato bene i falli.